Peace. Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io, TheGamer800. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Just Cause 3. Allora, ragazzi, noi adesso, in questo momento, ci troviamo alla base che abbiamo conquistato nello scorso episodio, ovvero la base di Falco Maximo, ragazzi, la più potente base che sta in tutta Just Cause 3. Era protettissima da di tutto e di più, ragazzi. Soldati, cecchini, carri armati con lo scudo al bavario, elicotteri con lo scudo al bavario, ma centinaia, non si capiva niente. Tra l'altro, ragazzi, qui sta nevicando, come anche nella mia città, anzi, appena ha smesso di nevicare, e meno male, devo dire. E raga, praticamente la missione, parliamo adesso di cose importanti, la missione che ci spetta di fare, quella qui, il distruttore di mondi, si chiama, bel titolo, si trova qui, in questa città, che si chiama Città di Ravello, che significa Città di Ravello, appunto. Quindi, raga, noi facciamo così e facciamo viaggio rapido, così ci facciamo consegnare qui con Rico e andiamo a fare subito la missione storia, ragazzi, perché non vedo l'ora di andare avanti. Ok, quindi nello scorso episodio ho fatto vedere, ragazzi, quella appunto la conquista di quella base Falco Maximo, perché serviva, appunto, era solo una base, quindi ve l'ho fatta vedere come chiave per sbloccare, appunto, la missione. Cioè, lo diceva proprio il gioco, che bisognava conquistare quella base per poter sbloccare la nuova missione. Quindi abbiamo fatto tutto, abbiamo tutti i requisiti per fare questa missione adesso. Ok, adesso ci stiamo spostando da un luogo dove c'è la neve e dei montagna a un luogo dove c'è il sole e c'è la città. Ora vedrete. Tra l'altro non è neanche una città che ho conquistato, quindi è la città proprio di Ravello, quindi ora vedremo cosa dobbiamo fare. Eccoci qua, ragazzi. Perfetto. Salta, ok. Però noi dobbiamo andare alla missione, quindi la missione si trova qui, quindi mettiamo il riferimento, così sappiamo dove dobbiamo andare. Con la tuta alare, ok, ci andiamo. Vedete, raga, che cazzo di grattacieli che stanno in questa città, cioè non è facile vederli in Just Cause. Just Cause 2 c'erano, io l'ho giocato tutto quel gioco e mi dispiace di non averlo portato su YouTube, perché non c'ero ancora su YouTube, cioè non facevo ancora i video, ed è uscito tanto tempo fa e non sarebbe inutile portarlo adesso. Però, ragazzi, per farvi vedere che cavolo di grattacieli, questa è la città più imponente e grande che sta in questo gioco. Ci sono passato un paio di volte, per dire così, ma non mi sono mai soffermato e mai ho conquistato nulla. Ok, raga, ecco, benissimo, bene, devo dire ok, proprio ok. Tra l'altro qua, raga, vedete che cavolo di macchine bellissime, macchine sportive, mamma mia, raga, questa sembra una Citroen, bellissima. Tutte e due della stessa marca, queste auto, sì. Bellissima, sembra una Mercedes. Ah, ok, tra l'altro, ma ok, il distruttore di mandi, ok. Avvia missione, non c'è neanche il coso per terra. Vabbè, lasciamo perdere. Rico ha sbattuto la testa, si è sconvolto tutto il gioco, vabbè. Lasciamo perdere. Non mi freghi, Teo. No, vabbè, questi si mettono a giocare. Teo e Annika. Ah, c'è anche lei. Stanotte morirà. C'è anche morti. Dima. E c'è anche. Ah, ecco. Stanotte vinceremo. C'è Mario, ragazzi, e Rosa Manuela, che sta parlando sempre alla telecamera. Vabbè, come al solito. Dal pannello di controllo principale potremmo usare le tasche per distruggere la torre. Petabyte di ricerche distrutti. Mario, che sta sempre dietro Rosa Manuela, sempre. Per penetrare nel sistema. La guerra sarà il tuo diversivo. Rico, hai un momento? Rico, questa rivoluzione ti deve molto. La rivoluzione deve molto a tutti noi. Eh già. A tutti i ribelli. Speranza alla gente. Quando tutto sarà finito, la gente avrà ancora bisogno di te. Il caos e la distruzione devastano intere nazioni, Rico, ma è la volontà del popolo che le costruisce. La volontà del popolo la lascerò a lei. Al momento stiamo per cancellare la ricerca sul Bavarium dalla faccia della terra. Benissimo, ragazzi. Queste sono parole sante. Avventata. Il Bavarium sarebbe un bene per ricostruire Medici. No. No, il Bavarium è troppo pericoloso. Infatti. E stanotte di Ravello perderà tutto quanto. Che sta succedendo? Sì, hai ragione. Sta scoppiando qualcosa di lì dietro, raga. Ho visto qualcosa Raduna scoppiare. Raduna le tue forze. È il momento. Ok. Quindi si è convinta anche lei Andiamo. che...
che il Bavarium lo dobbiamo lasciar perdere. Sarebbe un bene per ricostruire le città, ragazzi, ma se va in mani sbagliate è un potere troppo grande. E se va di nuovo in mano a qualcun altro potrebbe succedere proprio il Ecco casino. fatto, Ok, amico. raggiungi il La campo di guerra già si è battaglia, fatta. ragazzi, qui sotto nella città, Ci qui sono sotto a i noi. Galibotti E ad assediare il noi ci andiamo con la centro. tuta Vieni qui, alare. aiuta l'avanzata. Ok, battaglia, stiamo raggiungendo il campo di battaglia. E come al solito fa tipo Rico, fratello, la vittoria è vicina. la fascia Proteggi blu le e nostre rossa che ci truppe dai dice quanto cecchini mentre dobbiamo. avanzano in città. Chi dobbiamo uccidere, quanti ne dobbiamo uccidere. Ok, raga, no, non ci resta che fare così. Ok, vediamo. Uccidere sti bastardi qui. Ok. Oddio. No, 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 no. Ok, raga, prendiamo la tuta alare. Ecco, stanno attaccando. Ok. E noi ci facciamo così. Ok. La via è sgombra, Benissimo. avanzare. La via è sgombra. Ok, Rico, elimina i cecchini e le truppe prendiamo. potranno Raga, avanzare non ho mai usato indisturbate. sinceramente il fucile da cecchino. Vediamo se ci riusciamo. Ok, benissimo. Bellissimo usare il fucile da cecchino. Non sono mai stato un cecchino, ma amante dell'azione. Niente può Ok. fermare la rivoluzione. Ok, raga. Abbiamo Altri rubato cecchini, un fucile da eliminali, Rico. cecchino. Anche se non valgono un cazzo sti cecchini, cioè sono proprio. Perfetto, raga. Vedete L'abbiamo la fatta. fascia blu quanto già è I ribelli aumentata. sono in minoranza e hanno bisogno di Ok, aiuto. raggiungi l'altro campo di battaglia che sarebbe molto lontano, devo dire, raga. Sì, molto lontano. Vediamo, 1,26 km da qua, cioè 1,260 metri. Molto lontano, cioè un chilometro non è proprio tantissimo, però comunque devo dire che è molto lontano. Ok. Ok, raga, adesso possiamo usare la tuta alare. Fino ad ora non la potevamo usare perché solo in discesa è meglio usarla. Vedete, tra l'altro, vedete i scontri che stanno facendo in mezzo lì. Scontri dappertutto e questa sembra essere una di quelle missioni quasi finali, no? C'era scritto che era una missione finale nella descrizione della missione, però non Ci sono lo troppe sappiamo unità ancora. Ok, corazzate. Rico, boicotta i SEM e potremo inviare supporto aereo. raga, quindi per far arrivare il nostro supporto aereo dei ribelli dobbiamo boicottare, comunque cambiare i cosi qui. Allora, vediamo, io farei una bella cosa, mi prenderei uno di questi carri armati. E me lo ruberei, ragazzi, uno di quelli nemici. Dai, cavolo, dai, dai, entra, Rico, entra, entra. Entra. Merda, vai indietro, vai indietro. Ok, mi sa che è esploso, sì. Ok, distruggiamo sti cosi, Sam. E poi anche ste jeep di merda. E con la mitragliatrice distruggiamo tutto, raga. Non sembra essere troppo difficile sta missione. Ok. Benissimo, raga. Ok, là ci sono i nostri soldati. La stiamo quasi vincendo, sta guerra. Ok, adesso dobbiamo raggiungere il caccia. Ah, ok, raga, quindi dobbiamo raggiungere il caccia. Quindi andiamo di qua. Non l'avevo proprio visto, stavo ancora combattendo lì, stavo ancora distruggendo te. Comunque il caccia. Prendiamolo, raga. Ok. Spero di saperlo guidare e di non schiantarmi. No, scherzo. Comunque qui è bello guidare questi tipi di aerei, raga, non è come in GTA 5, molto più figo. Ok, vedete, si mette tutto a posto dentro, vedete, fa anche il mirino, razzi e mitragliatrice avanti. Ok. Quindi raga, abbiamo 6 km di distanza da fare per arrivare al punto che ci dice sulla mappa, che non voglio neanche vedere dov'è. Ok, spero solo di saper atterrare dopo. Per il momento andiamo spediti, raga, non ci sono problemi. Che cavolo è quella muraglia cinese? Raga, guardate, che cazzo di muro gigantesco, lunghissimo. Che è il muro di Berlino, la muraglia cinese, cioè. Mamma mia. Ok, tra l'altro, raga, vedo sotto di me scontri incredibili. Quindi, secondo me sta succedendo qualcosa di grave. Stiamo per distruggere completamente il Bavarium e di Ravello, ovviamente, non se ne starà fermo con le mani in mano. Ci sta attaccando tutti i ribelli, quindi ok. Oddio, che cazzo è? Raga, che cazzo è? Cos'è un raggio? O qualcuno ci sta inseguendo, ci sta sparando con altri jet, oppure non lo so. E mi sa proprio di sé, forse. Ecco, vedete? Vedete, ragazzi, c'è qualcuno. Vedete, io lancio i razzi così e eliminiamo tutto. Ah, l'ho preso, benissimo. Però devo distruggere anche un altro jet che non so dove cazzo è.
Ah, è lì? Vai, 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 distruggi tutto, vai, vai. Ok, benissimo. È il momento. Vediamoci alla torre di comando centrale. Ok, giriamoci. Devo girare anch'io la testa, raga. Scusate se faccio anch'io così. Però, se no, non vedo un cazzo. Cioè, mi devo girare anch'io con la testa così se non vedo niente. Comunque, ah. Raga, guardate, raggiungi 4 km, ma è la base di Falco Maximo. La riconosco perché è la più alta che sta sopra le montagne. È l'unica. E... ok, va bene. Ci stiamo arrivando. Sembra molto lento, raga, il jet, ma il jet sta andando velocissimo. Guardate quanto cazzo sta andando veloce. E... bellissimo il panorama, tra l'altro. Ok. Altro che GTA 5, ragazzi. La mappa di questo gioco è proprio incredibile, proprio gigantesca. Ok, tra l'altro vedete tutto illuminato. Vedete, raga, l'hanno illuminata tutta sta base. Prima non mi ricordo se era così o meno. Non me la ricordo sta cosa. Quasi perché avevo finito di conquistarla di mattina, ecco perché le luci erano già tutte spente. Boh, vabbè, comunque è un bello spettacolo. Raga, stiamo per raggiungere. Ci siamo quasi. Ok. Mi sa che mi devo lanciare. Sì, effettivamente sì, raggiungi. Ok. Sì, mi dovevo lanciare, raga, meno male che mi è venuta l'idea, se no ce ne saremmo andati a finire chissà dove. Ok, quindi il caricamento, mi sa, raga, che ci sarà qualche filmato adesso, come anche in Dragon Ball Xenoverse, quando c'è il caricamento, ecco qua il filmato. Ok, quanto c'è manca? Rico, soldato, tra l'altro, ecco, buttalo a terra, bravo Rico, c'è anche Dima, come cazzo ha fatto ad arrivare qui? Resterò per assicurare la distruzione della torre. Scusa? Dima, non resterai qui, troveremo un altro modo per farlo. Cavalcando un altro missile, no, questo è l'unico modo, sai anche tu che è così. Dima! Mi assicurerò che la conoscenza sul Bavarium sia distrutta. Ho vissuto assai a lungo. Ho commesso molti errori e ottenuto molti trionfi. Fidati di me. Raga, no, mi sa che... Dima... porca miseria, raga. Oddio! Rico si è attaccato... le ha fatto sparare il rampino. No, raga. Mi sa che Dima muore. Ho sentito... ecco, ecco. Porca miseria, no! No, 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 no. Dima, no, non me la potete far morire, Dima. Cioè, raga... no, e che cazzo, cioè tutti i migliori se ne vanno. Tutti i personaggi migliori se ne vanno. Ma non mi dici che muore anche Mario, cioè perché io non lo so, raga. Cioè mi fanno morire il personaggio che mi piaceva, cioè era un po' pazza Dima, però cioè farmelo morire così, cioè che brutta morte, che brutta morte, cioè un'esplosione gigantesca, lei stava dentro all'edificio per distruggere le ricerche del Bavarium, appunto, per dare una parola fine al fatto che di Ravello stava facendo le ricerche su Bavarium, estraendo il Bavarium, e quindi aveva creato tante armi con quel Bavarium. Ah, e finisce così? Cioè, come cazzo è possibile? Missione compiuta, il distruttore di mondi. Ok. M488, raga, almeno una cosa buona su sta cosa ci sta, anche se sono triste per Dima. E l'M488 lancia razzi quasi nucleare, ed è un'arma che è stata sbloccata e comparirà nel tuo elenco raggi ribelle. Ecco perché non la sbloccavamo, perché ci serviva sta missione, per finire sta missione. Ok, raga. Quindi, ecco là, Falco Maxi. No, adesso voglio andare a vedere, raga. A me non mi frega proprio niente. Cioè, se è morta Dima, minimo, in segno di rispetto, voglio andare a vedere se per caso c'è. Cioè, raga, Dima, ma vi rendete conto? È stato dall'inizio del gioco, da quando abbiamo iniziato sta serie. Ci è stato sempre accanto, facevamo sempre le missioni con lei, ci diceva sempre cosa dovevamo fare. Mario è più inutile, cioè fa ridere, ma è più inutile. Ma Dima... era quella che mi ero affezionato comunque, abbastanza. Facevamo sempre missioni, era una scienziata, sapeva quello che dovevamo fare. Questa è di nuovo la base di Falco Maximo, ragazzi, quella che abbiamo conquistato l'altra volta. E... ma che cazzo è là? Cioè, raga, manca la torre che è stata distrutta poco fa, che avete visto nel video, manca e ci sono le luci per aria. A parte una distruzione incredibile, raga, guardate. Guardate un po', raga, tutto distrutto. Vediamo, raga. Mamma mia, ma che cazzo dovrebbe stare? Dima non credo starebbe qua dentro. Non si vedrebbe neanche l'ombra in tutta quella cazzo di esplosione che è stata. Cioè, raga, ma ci rendiamo conto? Hanno fatto morire un personaggio chiave di sto gioco. Ma cazzo è possibile? Vedi, tutto distrutto, tutto... hanno combinato un macello. Hanno fatto una cagata, raga, secondo me. Oddio, i barili in aria. Ma che cazzo sta succedendo? Le luci per aria, le luci che ci sono ancora in aria. Boh, vabbè. Cioè, per raga, la cosa che mi rimane con la mare in bocca, mi rimane la mare in bocca per il fatto che Dima è morta.
un po', non so, non credo sia la missione finale. Comunque, controlliamo. Allora, vediamo la prossima missione dov'è. Allora, qua è scomparsa la missione, quindi non c'è più nulla. Qua non c'è nulla. Ah, raga, no, non contate questa, che questa è la missione della DLC. Figlio di medici. Allora, i militari sono allo stremo. Medici e lebbra, ma Dima è morta. Ecco. Rosa dichiara al mondo la libertà del suo popolo. Rico ricorda i suoi amici, la sua famiglia e i decenni di vessazioni subiti da medici. Di Ravello deve essere trovato ed eliminato una volta per tutti. Quindi, ragazzi, questa, cioè la prossima missione, sarà quella conclusiva della serie, nel senso come storia, no? Poi il resto continueremo le missioni DLC. Quindi, ragazzi, finalmente ci siamo arrivati. Porca miseria, raga, e mi dispiace tantissimo per il fatto che, appunto, Dima sia morta. Cioè, sono rimasto male, sono rimasto proprio di cazzo. Oddio, non mi dica che è nemico questo. Chi cazzo è questo? Ah no, è nostro. È un carro armato, raga, nostro. Bellissimo. E vabbè, raga, io concludo qui questo episodio. Sono rimasto veramente con l'amaro in bocca, malissimo, della morte di Dima. La missione è andata benissimo, ma sono rimasto con l'amaro in bocca, veramente. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!